Non poteva aspettarsi un esordio migliore di questo il coach croato della Reyer, Neven Spahia. Alla prima giornata di Eurocup battere al traviarcio l'Aris Salonico, formazione che da esordiente la scorsa stagione è raggiunta fino ai playoff, poteva essere nelle previsioni. Tuttavia, superare i greci con 20 punti di scarto sul 95-75 finale ha dato ottimi riscontri a chi segue quotidianamente i progressi di un gruppo molto rinnovato. La partita è stata sempre in mano ai padroni di casa, con l'Aris che ha patito però una serie di problemi fisici fra i componenti della sua rosa. Not I think, I'm sure. We knew in which kind of condition. Sono sicuro che le nostre condizioni non ci hanno aiutato ad essere ciò che volevamo, perché per noi è stato un periodo non facile. Ci hanno condizionato tanti infortuni in questa fase di preparazione e siamo arrivati alla prima partita ufficiale non nel punto in cui volevamo essere. La svolta definitiva all'inizio del terzo periodo, dove un parziale di 16-0 ha di fatto chiuso la gara. Devo dire che primo tempo loro hanno tirato benissimo, hanno fatto 8 tiri da 3 anche contestati, il secondo tempo solo 3 e noi sempre coesistente. Dunque, quello è importante. Era solo domanda di tempo quando si succede quello. Dunque, io voglio fare complimenti alla mia squadra perché noi abbiamo giocato da minuto zero al fine, un pallacanestro. Migliore in campo probabilmente Tyler Ennis, capace di firmare 12 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, ma a tabellino sono finiti ben 7 giocatori in doppia cifra. E 25 assist di squadra sono una performance che non si registra certo molto spesso a questi livelli.